Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Sotto il primo video un ragazzo mi aveva scritto di parlare di acceleratori di particelle, come funzionano, cosa c'è all'interno. Oggi parleremo di acceleratori di particelle. Ma prima, sigla! All'interno degli acceleratori di particelle ci sono campi elettrici e campi magnetici. Cerchiamo di capire cosa sono campi elettrici e campi magnetici e come ci possono aiutare all'interno degli acceleratori. Un campo elettrico è un campo generato da una carica. Immaginiamo di avere una carica positiva. Intorno a sé genera questo campo in cui, se entra una carica all'interno di questo spazio delimitato intorno alla carica, viene attratta o respinta a seconda del suo segno. Se entra in questo campo una carica positiva, essa verrà respinta. Se entra una carica negativa, questa subirà una forza attrattiva. Una cosa molto simile accade per il campo magnetico. La differenza tra il campo elettrico e il campo magnetico è che la singola carica positiva può esistere da sola, mentre per il campo magnetico la singola carica magnetica, cioè un polo magnetico da solo, non esiste. Vedremo sempre un magnete che ha un polo nord e un polo sud e non esiste un cosiddetto monopolo magnetico. Cosa succede se io uso un campo magnetico su una particella carica? Se la carica è ferma, niente. Se invece la carica è in movimento, c'è una forza che agisce sulla particella chiamata forza di Lorentz. Una particella carica all'interno di un campo magnetico inizia a muoversi di moto circolare uniforme. Quindi il campo magnetico può essere utile per deviare le particelle. Combinando campi elettrici e campi magnetici nel modo giusto, io riesco a generare un fascio con le proprietà che io voglio. Che proprietà vorrei? Lo vorrei magari ad una certa velocità e lo voglio anche direzionare in qualche modo. Negli acceleratori di particelle i campi elettrici servono ad accelerare il fascio, mentre i campi magnetici servono a deviarlo. Il primo acceleratore più semplice che ci viene in mente, che ci può aiutare nella comprensione di come funzionano gli acceleratori di particelle più complessi, è il tubo a raggi catodici. Il tubo a raggi catodici si trovava nelle vecchie televisioni, quelle non a schermi piatti, era quello che ci dava l'immagine sulla televisione. Come funzionava? C'era un catodo che è carico negativamente, da cui si staccavano gli elettroni per effetto termoionico. Il catodo si riscalda e grazie a questo riscaldamento gli elettroni riuscivano ad avere abbastanza energia da uscire fuori dal metallo. Qua vedete la rappresentazione di un tubo a raggi catodici. Abbiamo detto come funziona il catodo, quindi da dove prendiamo gli elettroni. Poi c'è l'anodo, che è carico positivamente. La differenza di carica tra il catodo e l'anodo mi genera un campo elettrico. Abbiamo detto che il campo elettrico serve ad accelerare le particelle. Perché? Gli elettroni che carichi negativamente vengono attratti dall'anodo che carico positivamente. Più è intenso il campo e più è la velocità con cui l'elettrone viene attratto. Quindi dopo aver acquisito una tale velocità, grazie all'attrazione dell'anodo, fuoriesce, scappa con una velocità altissima. Se non ci fosse un campo magnetico andrebbe dritto. Quindi poi si inseriva un campo magnetico che defletteva gli elettroni sopra o sotto. Più era intenso, più veniva deflesso. Meno era intenso, meno veniva deflesso. Si invertiva nord con il sud per avere una deflessione verso il basso o verso l'alto. Questo è più o meno il funzionamento di un acceleratore di particelle molto semplice. Il primo acceleratore che è stato costruito era chiamato LINAC, perché era un acceleratore lineare. All'interno c'erano solo campi elettrici, uno dopo l'altro, che ci permettevano di accelerare semplicemente le particelle. Poiché erano lineari, quindi la traiettoria doveva essere una retta, non c'era bisogno del campo magnetico. Dopo essere state accelerate, le particelle colpivano un bersaglio fisso. Gli esperimenti a bersaglio fisso sono più dispendiosi di energia, e la maggior parte dell'energia va dispersa nell'urto stesso. Gli studi poi fatti su questi tipi di esperimenti hanno portato alla conclusione che non fossero efficienti al massimo. Il massimo dell'efficienza si ha quando due fasci collidono l'uno contro l'altro, magari anche alla stessa velocità.
Ed è per questo che è nata l'esigenza di costruire i cosiddetti acceleratori circolari. Negli anni, soprattutto in fisica delle particelle, sono stati sempre scelti acceleratori circolari in modo tale che si avessero due fasci che venivano accelerati in due parti diverse e poi fatte scontrare in un punto. Un esempio è l'LHC al CERN, che è un acceleratore circolare lungo 27 km in cui le particelle vengono accelerate, però poi devono essere deflesse perché altrimenti andrebbero diritte. Per seguire la traiettoria circolare dell'acceleratore devono essere deviate da campi magnetici. Inoltre, all'interno di acceleratori come quelli del CERN vengono anche usati i cosiddetti quadripoli magnetici che servono. All'interno di acceleratori come l'LHC vengono utilizzati anche i quadrupoli, che sono formati da due nord e due sud, che servono per focalizzare il fascio. Negli acceleratori di particelle, inoltre, ci sono tantissimi altri strumenti che vengono utilizzati all'interno degli acceleratori stessi per scoprire le particelle. Perché una volta fatte scontrare, bisogna trovare le nuove particelle e tutta la parte che riguarda il come si riconoscono le diverse particelle è molto più complesso di come funziona l'acceleratore in sé. Gli strumenti, i dispositivi che ci aiutano a scoprire l'identità delle particelle sono i cosiddetti rivelatori di particelle. Gli acceleratori di particelle sono utilizzati in diversi campi della fisica, e sono usati anche all'interno della medicina. Si pensi alla radioterapia, in cui vengono utilizzati dei fasci di particelle per uccidere il tumore. Esistono diversi tipi di acceleratori: ciclotroni, sincrotroni. Fatemi sapere se volete un approfondimento magari sull'LHC o su altri tipi di acceleratori, perché se metto tutti gli acceleratori in questo video diventa lunghissimo. Quindi fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Cosa preferite approfondire, magari l'LHC, un sincrotrone in generale, un ciclotrone, oppure come si usa un acceleratore di particelle in medicina. Per oggi è tutto, mi raccomando, commentate, condividete, fatemi sapere qua sotto se avete anche altre curiosità e magari io farò un video riguardo come ho fatto per gli acceleratori. Noi ci vediamo ad un prossimo video!